perché sono Barbie Xanax e oggi vi volevo parlare di un film e soprattutto per farvelo conoscere. Ci tengo tantissimo che voi vediate questo film perché merita sotto tantissimi punti di vista. E quindi oggi vi parlerò di Caramel. Il titolo è Caramel, però tranquilli, non ha nulla a che fare con tipo il caramello o roba così. È il nome che si dà alla ceretta, un certo tipo di ceretta. È un film per la rubrica Girl Power. Ci tenevo tantissimo a parlarvi di questo film, soprattutto perché siamo quasi sempre portati a pensare che i film che non siano statunitensi, europei o asiatici siano un po' una schifezza. In realtà non è assolutamente così, questo è un film libanese, addirittura è stato candidato all'Oscar come miglior film straniero. Questo è un film bello che manda tantissimi messaggi positivi, quindi ci tengo veramente tantissimo che voi lo vediate. Il film è stato sceneggiato, diretto e interpretato da una delle protagoniste del film. Il film è tutto al femminile ed è, diciamo, una mezza specie di Sex and the City in salsa Carrie, non Carrie Bradshaw. Carrie. Di che cosa parla questo film? Questo film parla di 5 donne libanesi che sono molto amiche tra loro, nonostante le diversità. Ognuna ha una condizione familiare diversa, differenti condizioni sociali, hanno differenti orientamenti sessuali e anche religioni, ma nonostante tutto sono sempre unite. E unite da cosa? Dalla loro amicizia e dalla loro solidarietà. Sono amiche tra di loro e si ritrovano sempre all'interno di un salone di bellezza che è di 3 di loro, che è di Layale, Nisrin e Rima. Si trovano lì per fare dei trattamenti di bellezza, ma alla fine finiscono sempre per parlare della loro condizione di essere donna. I problemi e come questo certe volte influisca anche a livello politico, sociale, religioso o familiare, diverso a seconda delle loro condizioni, delle loro religioni. Per esempio, Layale ha un problema, lei ha una relazione con un uomo, però questo uomo fa il doppio gioco e lei lo scopre. Nisrin pure ha un altro problema legato al sesso e alle relazioni. Lei è fidanzata con un ragazzo, lui è molto religioso e vuole sposare solamente una ragazza vergine, ma lei non è più vergine, però non gliel'ha detto. Lei non l'ha detto a nessuno tranne che alle sue amiche, perché nella famiglia di lui, così come nella famiglia di lei, sposare una ragazza non più vergine non è un buon partito. Rima invece è lesbica. Nel loro salone passano altre donne, delle altre amiche, come Yamale. Lei è un'attrice, però diciamo che non accetta proprio il fatto che sta invecchiando. Oppure c'è Rose, una serva che ha passato tutta la sua vita a occuparsi della sorella minore che ha dei problemi psicologici. Il film è molto bello perché ci fa vedere le difficoltà, che cosa vuol dire effettivamente essere donne in Libano nel 2006, ovvero quando è stato fatto il film. Per esempio ci fa vedere una scena in cui Nisrin è nella macchina con il suo fidanzato, però non sono ancora sposati e l'esercito li ferma perché non possono stare da soli se non sposati. Oppure ci fa vedere come è impossibile per una donna non sposata prenotare da sola per esempio una camera d'albergo. La cosa bella, il messaggio bellissimo secondo me di questo film è che fa vedere che per arrivare a trovare la felicità, a trovare una soluzione a qualsiasi sia il proprio problema, la soluzione è proprio lì, nell'amicizia, nella coalizione, nell'aiutarsi a vicenda. Il film è veramente molto delicato, molto carino ed è veramente assurdo pensare che dopo solamente 9 giorni che si sono concluse le riprese di questo film, esplose nel luglio del 2006 la guerra tra Libano e Israele. Molto spesso siamo portati a pensare che i paesi che non siano dell'Europa o non siano statunitensi siano più indietro, le donne siano meno emancipate, eccetera eccetera. Una cosa veramente sconvolgente è che nel 2000, ovvero negli anni 2000 in poi, moltissimi paesi del sud del mondo hanno dato possibilità a molte registe a fare film con soggetti femminili, a volte interpretati e diretti da donne, e soprattutto soggetti femminili indipendenti, emancipatori. Purtroppo molto più raramente è successa la stessa cosa a Hollywood o anche nella nostra stessa Italia. Quindi vi consiglio tantissimo di vedere questo film perché è molto bello, a me è piaciuto veramente tantissimo. È leggero però molto importante. Quindi il mio voto per questo film è... Rullo di tamburi, 9. Secondo me è un film che dovete assolutamente vedere e consigliare. Se vedete questo film e se l'avete visto, fatemi sapere che cosa ne pensate. Avete dei film da consigliare che siano girl power. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...